La mia posizione e di tutto il partito è che con una regione che insieme con la Toscana è la regione con più siti UNESCO al mondo, con vincoli paesaggistici particolari di grande pregio dal punto di vista culturale e particolarmente invadenti. Ci sono tanti altri posti in Europa dove andare a concentrare le scorie nucleari e si concentrano là piuttosto che farle concentrare in Sicilia. Quando si parla che arriveranno posti di lavoro, possibilità con queste discariche, in realtà è che non ci sarebbero pericoli. Ah, pericoli noi invece non ne vediamo tanti, è questa logica della legge del taglione per cui ci prendiamo noi i potenziali posti di lavoro come è avvenuto con l'ENI Gela. Il petcoke, storie tristissime della nostra isola, i tumori a Priolo, quindi se li tengono loro questi posti di lavoro. Noi vogliamo una Sicilia che racconti un'altra storia rispetto al passato, che fondi lo sviluppo sul turismo, sui beni culturali, sul lavoro produttivo, sulla transizione ecologica e digitale che questo governo nazionale e regionale continua ancora a ritardare. Questa è la Sicilia che vogliamo.